Ciao a tutti, per prima cosa prepariamo il ripieno dei biscotti e ci servirà la Nutella, l'olio di semi di girasole e uno stampo per cake pops o comunque a forma semisferica. Sciogliamo la Nutella nel microonde per 15 al massimo 20 secondi e dopo aver fatto questo aggiungiamo l'olio di semi di girasole e mescoliamo tutto insieme. Versiamo tutto il composto nello stampo. Ma se non doveste avere lo stampo, potete benissimo congelare l'intero composto nel freezer e dopo, una volta solidificato, con l'aiuto di due cucchiaini, formare delle palline. Mettete lo stampo in freezer per circa un'oretta. Realizziamo adesso la pasta frolla. Gli ingredienti che occorrono per realizzarla sono lo zucchero, il burro, la farina, un uovo, la scorza grattugiata di un limone e aroma alla vaniglia. Tagliamo a pezzi il burro. Mettiamo tutti gli ingredienti nella planetaria e impastiamo fino a ottenere un impasto compatto. Quando vedo che l'impasto sta diventando così, tolgo l'impasto dalla planetaria e termino la lavorazione a mano per renderla ancora più compatto. Avvolgo l'impasto nella pellicola e lascio riposare per almeno mezz'ora in frigo. Prendo l'impasto dal frigorifero e lo stendo con l'aiuto del mattarello e della carta al forno fino a ottenere un'altezza di al massimo 2-3 mm. Prendo due stampi a forma di cuore, uno più grande dell'altro, e con quello più grande realizzo i biscotti. Prendo dal freezer le semisfere di cioccolato che avevo realizzato in precedenza e le posiziono al centro del cuore. Prendo un'altra base a forma di cuore e la posiziono sopra. Prendo adesso lo stampo a forma di cuore più piccolo e taglio il biscotto. Questo farà sì che le due basi siano ben sigillate e che quindi durante la cottura in forno non fuoriesca il cioccolato. Non vi preoccupate del gonfiore centrale causato dalla sfera di cioccolato, tanto poi durante la cottura il cioccolato si scioglierà e quindi il biscotto sarà uniforme e non gonfio. Infornate a 170 gradi per circa 15 minuti. Ecco pronti i biscotti, adesso non resta che decorarli e potete decorarli come più volete, con qualsiasi gusto, decorazione, come più preferite. Io in questo caso li ho decorati con il cioccolato fondente e qualche cuoricino in pasta di zucchero che ho realizzato io, e se vi può interessare nell'info box vi lascio il video per vedere come li ho realizzati.
ecco realizzati i biscotti con ripiene al cioccolato, in questo caso con la Nutella. Sono un'ottima idea per San Valentino e vanno benissimo anche in qualsiasi altra occasione, basta cambiare lo stampo e quindi non è più per San Valentino. E se vi va, seguitemi pure sugli altri social network per restare aggiornati e iscrivetevi pure al mio canale se vi può interessare. E niente, ci vediamo al prossimo video, un bacione, ciao!